Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Non sai chi è Wally? Nessun problema, qui in descrizione trovi il video linkato che ti spiega chi sono, cosa faccio, cosa ero, cosa farò. Oggi parliamo di promozione editoriale e lo facciamo con Carlotta Borasio. Ciao Carlotta! Buongiorno! Carlotta è responsabile dell'ufficio stampa e della comunicazione online di Las Vegas Edizioni. È anche una docente e consulente di comunicazione online per altre aziende e professionisti. Vive a Torino con sua figlia e suo marito. Sei ancora felicemente sposata? Sì. Sì, dai. Ciao Carlottella, noi ci conosciamo da quanto? 1000 anni? Non lo so, perché sei una sì, delle storiche... dai tempi di Frenfeed. Da Frenfeed ancora, quindi... Non sapete cos'è Frenfeed? È un vostro problema, scusatemi. Ma è solo un vostro problema se non sapete cos'è Frenfeed. Allora, cosa ti occupi esattamente in Las Vegas Edizioni? Anzi, prima, cos'è Las Vegas Edizioni? Che così sì, la gente può sapere. Las Vegas Edizioni è nata nel 2006, è una casa editrice di narrativa, è stata fondata a Torino. L'idea era di fare libri, di svecchiare un po' l'immagine dell'editoria. Quindi di fare libri che fossero frizzanti, che avvicinassero anche un tipo di pubblico che magari, a cui magari può spaventare un certo approccio un po' snob, un po' allontanante dell'editoria. L'idea era un po' di non chiudersi nelle torri d'avorio, ecco. Ecco perché Las Vegas, ecco perché è così strano che con l'editoria non c'entra niente. Poi c'è da dire che fare gli editori oggi come oggi è davvero una scommessa, quindi quale città migliore a rappresentare la casa editrice? Io in casa editrice mi occupo di tutto quello che riguarda la comunicazione esterna, quindi c'è una parte di quella che viene chiamata comunicazione tradizionale, l'ufficio stampa, cioè quando prima che esca un libro contatto tutti i giornalisti, i blogger, gli influencer che parlano di libri e che possono comunicare questo libro a un pubblico che potrebbe essere il nostro, e gli dico: guarda, c'è questa novità, ne vogliamo parlare? Vuoi che te ne mando una copia? Oppure mandare le comunicazioni degli eventi, prendere accordi anche per le presentazioni. Cioè mi occupo di tutte quelle cose che riguardano la comunicazione esterna, quindi sia le organizzazioni di eventi sia proprio la comunicazione del libro. E poi c'è tutta la parte online, che confesso che è la parte che mi diverte un po' di più, quindi sia la comunicazione sui social ma anche la gestione del sito. Quindi pensare ai contenuti, pensare alle sponsorizzate, parlare di grafica con la nostra grafica, fortunatamente di quello non mi occupo io, non so se si vede, e quindi insomma di tutta anche la comunicazione digitale, se vogliamo fare proprio una distinzione tra le due dimensioni. Allora, Las Vegas, dato che a me mi hanno rotto i maroni perché il libro che sto scrivendo ho anche dei personaggi stranieri oltre che italiani, no, scrivi italiano, perché proprio una città, ho capito la logica, perché un nome, non so, non potrei dare Caronno per tuo Zella Edizioni? Allora, sì, in effetti poi noi consigliamo sempre anche agli scrittori di ambientare i libri in città che conoscono, che parlano lingue che conoscono, eccetera. E in realtà qua ci volevamo appoggiare un immaginario, che è quello proprio luccicante, anche per certi versi inquietante, no? A un certo punto è arrivato CSI, Las Vegas, e ci ha raccontato un lato inedito di Las Vegas. Quindi, insomma, ci piaceva per quell'idea lì. In realtà poi noi a Las Vegas ci siamo andati pochi anni fa in viaggio di nozze ed è stato molto interessante vedere la discrepanza tra l'immaginario e quello che poi era davvero. Molte cose coincidevano, altre invece ci hanno lasciati un po', come dire, perplessi, ecco. La promozione per i libri è molto importante. Sì. È fondamentale la promozione per poter vendere i libri, soprattutto per attori sconosciuti, esordienti e compagnia bella. Come può un autore o un'autrice scegliere una casa editrice che investa su di lui, su di lei, veramente? Nel senso che tutti dicono che faranno mare monti, ma poi se una casa editrice vende mediamente 100-200 libri per titolo, 200 libri per titolo,
non può avere i soldi per fare grandi campagne di pubblicità o far conoscere l'autista o addirittura farlo entrare in libreria. Quindi aiutare un'autrice a scegliere le sue prime case editrici, com'è possibile? Ma allora, intanto non mi concentrerei tanto sulla grandezza, perché faccio un esempio, in questo momento dove le case editrici grandi si sono trovate con un sacco di libri da far uscire, in realtà hanno fatto uscire i libri, ma poi non si sono persi sulla promozione. Questo succedeva già prima, ma adesso è ancora più vero. E le piccole case editrici hanno la difficoltà, di dover comunque farsi spazio in un settore molto affollato, quindi dipende, in realtà bisogna essere molto bravi a proporre i libri alle case editrici giuste. Una prima cernita, secondo me, si può fare. La prima selezione deve essere: mi piace quella casa editrice, mi piace quello che fa, perché poi ci devi lavorare insieme e il tuo libro lì dentro deve avere un senso. Quindi quella, secondo me, è la prima regola. E poi farsi un giro nelle librerie, ad esempio, dire: ma se io volessi il libro di quell'editore lì, quel titolo lì, me lo ordini, mi arriva. In genere, se una casa editrice è ben distribuita, il libro arriva, non ci sono problemi, tra l'altro in relativamente pochi giorni. Può capitare che qualche libraio sia particolarmente restio a ordinare editori che non conosce, ma io la prova la farei veramente nelle librerie di catena e lì non hanno nessun motivo per sconsigliarti un libro distribuito bene. È difficile che un piccolo editore abbia tanto spazio sugli scaffali delle librerie, quindi non mi spaventerei tanto di quello. Sicuramente la distribuzione è un fattore importante, quindi avere messaggerie. Vuol dire esserci, comunque magari non esserci milioni di copie in pile alte così, ma esserci. E poi che veramente i canali social, secondo me, sono un buon strumento per vedere quanto si fa promozione. Partecipano alle fiere? Vabbè, adesso no, però va bene. Organizzano presentazioni, comunicano i loro libri, come scelgono di esporsi. Quando un editore tende ad esporsi o comunque a fare delle cose, vuol dire che ci tiene e che pensa che il proprio guadagno possa passare da lì. Bisogna stare attenti a non confondere il fatto di fare gli eventi giusti col fare tanti eventi. Non è detto che se un editore partecipa a tantissime fiere e fa tantissime presentazioni, allora sia un editore che si promuove bene. Magari ne fa poche, le fa molto mirate, ma le comunica molto bene. Secondo me quelle sono le cose da guardare. Allora, molto interessante quello che hai detto. Tra altre cose, a proposito delle fiere, io mi sono innamorato di una microfiera che è Strani Mondi, che è una fiera che viene fatta a Milano ogni anno. Quest'anno la faranno online, peccato, dove ci sono tutte piccolissime case editrici specializzate nel fantastico, nel fantasy e fantascienza. E dove proprio vendono fisicamente i libri perché non sono proprio piccoli, non hanno l'accesso a tutte le cose. E dove ho incontrato un sacco di autori, uno più bello o più bella dell'altra, perché naturalmente maschi e femmine, gentili, carini, volevano venderti il loro libro, te lo raccontavano. Una cosa, è stata un'esperienza bellissima. Poi magari mi andrò a vedere anche quelle grosse, ma quelle grosse probabilmente saranno meno carine come situazione. Allora, come gestire una crisi online? Naturalmente parliamo di campagne di critiche, anche perché ci sono dei gruppi organizzati di autori e autrici che organizzano recensioni fasulle, recensioni contrarie o viceversa, recensioni positive se fai parte del gruppo. Poi ci sarà chi magari ti maltratterà online, insomma, ci sono tante cose, ma per un autore che ovviamente non ha alcun tipo di esperienza di gestione di social media marketing, come si deve comportare se dovesse succedere una cosa del genere? Ma allora, devo dire che sono abbastanza al di fuori di queste dinamiche di gruppi di autori che si recensiscono. Mi interessano poco e secondo me dovrebbero interessare molto poco anche a chi vuole fare davvero l'autore. Secondo me la cosa più intelligente è rimanere sempre nel merito di quello che si fa. Cioè, se io vengo a criticare il tuo libro, perché mi sembra che ne so, intanto devo trovare qualcosa da criticarti, quindi devo averlo letto.
E devo comunque entrare nel merito di quello che hai fatto, nel senso, devo dire questa cosa non mi è piaciuta. Nel momento si può accettare la critica, anche con un certo garbo, eventualmente il fatto di rispondere alla critica, cioè giustificare le scelte che si sono fatte, può essere un buon modo per presentarsi meglio al proprio pubblico. Secondo me, quello su cui si sta attenti quando si ingaggia questo tipo di scontro, quando succedono questo tipo di scontri, tu che mi attacchi. Tu mi attacchi mia autrice, io mi sento, come dire, offesa e ti rispondo malamente. E questo cosa. Però noi non siamo soli, non siamo in una stanza dove possiamo scannarci senza che nessuno ci senta, ci sono persone là fuori che leggono. Quindi, secondo me, la cosa fondamentale è immaginare di avere un pubblico e di dover gestire questo dibattito in modo di portare valore a se stessi. Bisogna mantenere la calma. In genere ti consigliano quando vieni attaccato o criticato di rispondere velocemente, però rispondere velocemente può anche voler dire prendersi una retta per riflettere e secondo me non alzare mai il livello di aggressività, cioè usare quella che viene chiamata assertività, quindi non essere né passivi né aggressivi, trovare il modo di rimanere sempre concentrati sulle caratteristiche, su quello di cui si sta parlando del libro, non si sta parlando di me o di te, si sta parlando di qualcosa che non ha funzionato, ci può anche stare. I grandi autori si prendono, o i grandi registi, i grandi attori si pigliano una marea di critiche e non sopravvivono, non è la fine del mondo, alcune magari le prenderanno in considerazione, altre le ignoreranno. Se è una questione personale, cioè se io ti attacco perché mi stai antipatico, è un problema mio, non un problema tuo. E se ti attacchi, non ti dovrei attaccare, ma diciamo se ti critico perché c'è qualcosa nel tuo testo che non funziona, tu puoi prendere quella critica, farne tesoro oppure decidere che no, non è il tuo modo di scrivere e comunque il tuo modo di scrivere ti va bene così. Prendere un pochino le distanze è sicuramente utile. Poi è comprensibile che quando uno su internet si scontra con qualcuno che ti aggredisce così a gratis, ti salgono i fumi al cervello, però lì veramente bisogna staccare tutto. Allora, farsi una bella passeggiata e ridimensionare un pochino. Allora, per ora abbiamo parlato, diciamo, di tutte le situazioni tramite casa editrice. Allora, cominciamo invece a dare qualche suggerimento a coloro che si autopubblicano, che scelgono l'autopubblicazione come via per vendere il proprio libro. Quindi, non ha nessun tipo di appoggio a casa editrice, non ha distribuzione, non ha ufficio stampa, non ha pubblicità, non ha gestione, non ha niente, deve fare tutto da solo. Quindi, partiamo dal presupposto che il libro sia scritto bene, che abbia fatto editing, che abbia fatto correzioni di bozze, che abbia una copertina professionale, cioè facciamo che abbia fatto tutto il lavoro fatto bene e quindi ha comunque un buon prodotto in mano e decida a quel punto, sperando di poter guadagnare di più, non parliamo oggi dei guadagni con casa editrice dell'autore, possiamo dire che le provvigioni, le royalties vanno dal 5 al 15% in base a chi sei, quanto vendi, cosa, però non stiamo qui a fossilizzarsi su questo. Vendendo invece da soli si può arrivare a incassare fino a 60-70%, adesso non mi ricordo con Amazon quant'è la cosa. Allora, quindi cosa deve fare un autore, autrice autopubblicato, autopubblicata per farsi promozione, farsi conoscere e quindi poi anche vendere copie del proprio libro? Ovviamente credo parleremo di Instagram, Facebook, altri social network, pubblicità, cose del genere. Ma intanto, parlando di promozione online, ricordarti che noi non. Allora, i canali ci servono per vendere, di fatto siamo lì per promuoverci, ma la verità è che la gente non sta su internet per farsi vendere cose, a meno che non gli serva qualcosa se lo va a cercare. Quindi tenere molto in considerazione il proprio pubblico, cercare di parlare di cose che possono interessare anche a loro, che chiaramente ci rispecchiano. Quindi se per esempio per me. Faccio un esempio, parlare della mia famiglia, dei problemi familiari o della difficoltà di una donna di gestire i figli smart working è una cosa che riguarda me, ma è anche una cosa in questo momento che riguarda anche tante altre donne, tante altre famiglie. Quindi raccontare delle cose in particolare che però hanno valore universale, che è un po' quello che si fa nei romanzi, può essere una buona strategia. Bisogna scegliere su che canali essere, non si può essere ovunque e secondo me non ha molto senso inondare i canali di contenuti, come dire, scadenti o comunque
Quindi appunto, per esempio, io eviterei lo spam compulsivo su tutti i gruppi. Magari è meglio cercare di instaurare una conversazione, no? Su Instagram vale tanto questa cosa. Ci sono proprio degli hashtag che ti inseriscono all'interno di una sorta di community che parla dello stesso tema. Allora, ha senso per esempio inserirsi in quei flussi di discorso lì, però siamo in un flusso di conversazione, di discorso, quindi ci sono io che parlo e ci sei tu che parli, ci dobbiamo tenere in considerazione a vicenda. Quindi non, veramente non buttarsi sui canali facendo spam sostanzialmente, è complicato, è faticoso, non è sempre redditizio perché magari le coppie cominciano a venderle dopo un po'. Però mi sembra l'unico modo di fare veramente promozione. Altrimenti ci sono anche altre vie, si possono produrre buoni contenuti e poi, per esempio, decidere di sponsorizzarli. Esistono sponsorizzate su Facebook e su Instagram, perché non decidere di farsi un buon corso di inserzioni su Facebook e Instagram e partire da lì. Però anche quello può non essere veramente sufficiente, perché magari poi i risultati arrivano col tempo. Ci sono tanti fattori da tenere in considerazione. Autopubblicarsi è un lavoro a tutti gli effetti, devi avere un sacco di competenze, spesso devi rivolgerti a tante persone diverse e anche la promozione è un fattore super importante. Bene, hai detto la parola magica, è un lavoro completamente nuovo perché per un autore che decide, lui decide di fare l'editore, decide quindi di fare le strategie, gestire o in prima persona o delegare ufficio stampa, promozioni, cioè, e poi fa anche lo scrittore. È un lavoro molto pesante, molto difficile, gestito tutto da un'unica persona. Hai accennato nella risposta precedente allo spam, cioè a quegli autori e autrici che passano il loro tempo a pubblicare in tutti i gruppi, di quali alcuni fai parte anche tu, la quarta di copertina, la copertina e il link per comprare il libro. E lo fanno metodicamente. Per curiosità, ho cliccato su questi messaggi e vedo che proprio erano scientifici, stessa ora. Una volta a settimana, una volta ogni 3 giorni, cioè una roba proprio studiata e pianificata. Per non dire poi che sul loro profilo fanno la stessa identica cosa, solo con maggiore intensità. Tant'è vero che alla fine questi profili fondamentalmente sono solo un enorme wall di spam dello stesso libro. Poi se per caso fai l'errore di rispondere a richieste di amicizia, ti arriva zac, anche subito il link direttamente su Messenger. Fermo restando che probabilmente queste persone perderanno anche familiari, amici e tutto, perché nessuno credo voglia stare insieme, possa avere una conversazione basata solo sul fatto di mando il mio libro da comprare e basta. Quale può essere? Ah, per non parlare poi di quelli che fanno i profili autore-autrice. Quindi esattamente separando ulteriormente la propria audience, prendo un nuovo profilo autore-autrice dove parlano solo del libro. Come possono rientrare nei binari corretti queste persone per cercare di evitare di perdere, di annoiare tutti e magari vendere realmente qualche libro? Ma intanto è il discorso sempre di prima, siamo persone che parlano a altre persone, cioè se ci fate caso, quando promuovete qualcosa tipo un evento, un link, qualcosa del genere o comunque qualcosa di promozionale, avete molte meno reazioni rispetto alla battuta sull'argomento del momento. Oppure quando raccontate qualcosa di bello, qualcosa di brutto che vi capita, qualcosa di personale, questo non è che la gente sia scema, è intanto l'algoritmo, noi sappiamo che le notizie che ci compaiono, sì, le notizie che ci compaiono su Facebook sono gestite da un algoritmo che decide cosa ci può piacere di più e cosa ci piace di più, non certo farci fare pubblicità. Era il discorso che facevo prima, quindi secondo me un sapiente mix di ti metto il link promozionale e però magari nei precedenti 10 post ti ho parlato, che ne so, appunto di quello che mi capita, dei dolori del giovane autore, magari in maniera divertente e ironica,
È chiaro che la gente sarà un po' più predisposta a cliccare o comunque a darti un'attenzione in più. Quindi chiaramente passa di lì, cioè passa dal rapporto umano, la gente non ti compra il libro perché, forse, ma neanche la mamma ti compra il libro perché l'hai pubblicato tu, cioè ti deve spendere soldi, dedicarti tempo, poi tu magari gli vai a chiedere pure se ti è piaciuto. Cioè, piuttosto veramente fanno finta di essere, si fanno fare il profilo funerario su Facebook piuttosto che avviare tutto questo ciclo. Quindi secondo me no a profilo autore, profilo personale, cioè il profilo, voi siete anche autori, quindi manterrei tutto sulla stessa linea. Eventualmente, se volete distinguere le due attività, potreste anche farvi una pagina. Magari appunto se volete fare delle sponsorizzate, quella non è una cattiva idea. Magari sul vostro profilo personale decidete che non volete riempirlo appunto di spam, non volete parlare delle vostre attività come autore, potreste pensare di farvi una pagina, però le pagine sono anche molto meno visibili. Quindi, insomma, anche lì bisogna essere un attimino intelligenti. Quanto allo spam, non lo so, io dico che non funziona, nel senso che non lo so, magari funziona benissimo, magari vendono tantissime copie, però io non mi metto a fare quel lavoro lì, cioè non è il mio lavoro spammare, quello lo può fare una scimmia, io non sono una scimmia, si spera che il mio cervello sia un pochino più sviluppato di così, penso di poter pensare a dei contenuti un attimino più intelligenti, preferisco promuovere un po' meno, ma fare dei contenuti un pochino appunto che siano dei veri contenuti che possano fare leva sulle persone, sulla curiosità delle persone, non ho voglia di fare quel lavoro lì, anche perché come editore non lo posso fare perché è veramente poco accettato, molto meno accettato rispetto all'autore autopubblicato, non so per quale motivo, ma soprattutto non è autorevole, cioè non lo vedi buon piano Mondadori che va a fare No, queste sarebbe squalificante, sicuramente. sì. Quindi quello assolutamente no. Non ho voglia e non lo voglio proprio fare. Allora, parliamo invece di un'altra cosa. Parliamo dei siti internet, cioè uno si crea il sito per il libro, per la propria saga, per se stesso, compagnia bella. Come lo vedi? Allora, secondo me, la domanda che si deve fare chi crea un sito è a cosa mi serve? E quale bisogno soddisfa del mio pubblico, che un po' tutta la comunicazione deve andare in quella direzione lì. Quindi, per esempio, se decido di fare una saga, può essere utile fare un sito magari con dei contenuti extra. Quello secondo me può essere una buona idea, magari con degli spin-off o magari raccontare alcuni retroscena che giustamente magari in un libro non puoi mettere, o far vedere la lavorazione del libro, come ho proceduto per costruire quella saga lì. È chiaro che poi se vendi 10 copie, è difficile che qualcuno vada, magari va solo una persona a cercare quei contenuti lì, magari neanche una. Quindi bisogna anche un po' prendere in considerazione che potresti fare tutto questo lavoro e poi non avere un pubblico. Però se è una cosa che uno vuole sperimentare, non è una cattiva idea. Può usarlo come una sorta di pagina di Wikipedia. Un autore può decidere di fare un sito per usarla come una sorta di pagina di Wikipedia, quindi decidere di metterci veramente tutte le informazioni, tutti i libri che ho pubblicato, tutti i racconti, no? Quindi avere veramente nel dettaglio tutta una serie di informazioni, usarlo un po' come un archivio. Può decidere di fare un vero e proprio diario in cui racconta le sue esperienze, in cui racconta le cose che gli stanno a cuore. In fondo, uno che scrive, il blog dovrebbe essere come dire, una formula, un canale privilegiato. È chiaro che sul sito la gente ce la devi portare, quindi bisogna pensare a una strategia di promozione. Può essere carino per metterci una newsletter, a me piacciono tanto, quindi una newsletter fatta da uno scrittore che magari ti racconta delle cose, magari del suo settore di pertinenza, magari un appassionato, che ne so, di sport e di musica, e magari me le racconta in maniera talmente accattivante che anche se non me ne frega niente di quell'argomento, magari lo so leggere lo stesso. Secondo me dipende. Perché no? A patto di farlo con un po' di senso, un po' di strategia, esattamente come tutti gli altri canali. I book trailer, parliamone
Parliamo dei book trailer, che adesso vedo un sacco di gente che consiglia, fai un book trailer, fai un book trailer. Personalmente non sono mai riuscito a vedere più dei primi 5 secondi di ogni book trailer che mi hanno fatto vedere. Personalmente, anche perché sono fatti, si vede artigianalmente malissimo, però non so, se ce ne fosse uno bello, forse posso provare a vedere se riesco a superare i primi 5 secondi, ma onestamente ho dei dubbi. Tu cosa ne pensi? Allora, dei book trailer, sì, da che mi ricordo se ne è sempre parlato, ciclicamente saltano fuori, ciclicamente viene detto: ah, adesso è l'epoca dei book trailer, adesso vedrete che andranno. Io anche quelli fatti molto bene, e ne ho visti perché ci sono anche case editrici che hanno investito, mi sembrano poco efficaci. Cioè, tutto sommato, forse preferirei un autore che veramente mi fa una chiacchierata anche solo di 1 minuto o 2 in cui mi racconta il suo libro, senza stare davanti alla telecamera, eccetera. Oppure veramente un piccolo podcast dove mi legge il primo capitolo del suo libro. Quello mi sembra più efficace, perché sono proprio due media diversi. O fai la trasposizione del libro, però stiamo parlando di un'altra roba. Non lo so, per ora non ho visto soluzioni molto convincenti per quanto riguarda i book trailer. Personalmente neanch'io. Allora, concludiamo, prima della domanda a piacere, quindi fate una domanda dopo e date una risposta, marzullianamente parlando. Allora, abbiamo parlato di queste cose, ma la promozione online, se costa, a Milano si dice così, quanto costa? Se costa, proprio per arrivare al nocciolo, e che onestamente credo che per un autore autoprodotto sia in assoluto l'informazione più importante da ricevere, perché questo potrebbe fargli cambiare idea su certe scelte, e poi naturalmente invece per le case editrici per capire quanto e come possono supportare un autore. Allora, ho appena fatto un corso proprio di Facebook e Instagram marketing e mi hanno fatto vedere quanto spendeva una rivista, non faccio il nome, ma quanto spendeva una rivista di inserzioni pubblicitarie. Parliamo nell'ordine di decine di migliaia di euro al mese, costo di cui rientravano, certo, loro avevano un'agenzia alle spalle. E quindi dipende, cioè puoi decidere di spendere 100.000 euro l'anno e puoi decidere di spenderne 1.000. Quello che sicuro è che comunque ti serve formazione, perché io comunque tutti gli anni decido di lavorare su qualcosa e cerco di assumere, come dire, competenze in quell'ambito lì. Serve tempo perché ti devi mettere lì e produrre i tuoi contenuti. Se non lo sai fare, perché io per esempio video non li so fare, quando devo farli uso delle soluzioni preconfezionate, comunque anche lì ti servono competenze e tempo, di nuovo, abilità, o se non lo sai fare devi rivolgerti a qualcuno di esterno. E quindi dipende, secondo me è molto intelligente farsi un piano, cioè decidere che cosa vuoi produrre, quanto ti costa. E quanto tempo ci vuoi spendere, quanto ti aspetti che ritorni e poi togliere tipo la metà perché sicuramente hai delle aspettative troppo alte e non illudersi di poter fare questa cosa con la mano sinistra perché se vuoi fare da solo e vuoi fare bene e non lo fai proprio solo così per hobby, nei ritagli di tempo, anche lì ci vuole di nuovo strategia, un budget, delle competenze. All'esterno, tanto, posso dire tanto, anche almeno, anche lavorando al minimo, tanto. Allora, facciamo due conti della serva. Allora, non conteggiamo il tempo che uno scrittore, una scrittrice impiega a scrivere il proprio libro, perché partiamo dal presupposto che lo fa nel tempo libero, quindi invece che ne so di andare al cinema, a mangiare fuori, scrive, anzi risparmia perché non spende i soldi in quelle cose lì. Però se uno scrittore decide di fare un discreto editing, io ho visto l'editing va dai 2 ai 15 euro a cartella. Diciamo, fermiamoci a un editing non eccelso, sui 5 euro a cartella. Una correzione di bozze, 1-2 euro a cartella. Cartelle editoriali sono le pagine, una pagina a 4 con 1800 caratteri, spazi inclusi, o 2000, dipende da caso di specie. Sì. Non lo sto spiegando a te, ovviamente, sto No, spiegando agli no, no, altri. no, certo. Quindi diciamo che
mediamente un libro di 200 cartelle, che è già abbastanza lungo, 300, facciamo 300 cartelle che è lungo il tutto, sono 1500 euro se prendiamo 5 euro a cartella per l'editing, altri 300 euro per la collezione in bozza, siamo a 1800 euro. Mettici un 150 euro di copertina fatta da un professionista, mettici qualche, diciamo 2000 Qualche euro, abbiamo impaginazione, l'impaginazione tutta, abbiamo 2000 euro di costi, ok? Questi 2000 euro dobbiamo in teoria riguadagnarli, coprirli con le vendite del libro. In Italia il 92-95%, se non mi ricordo i libri, le statistiche che sei senz'altro meglio te, non vende più di 100 copie. Quindi con 100 copie vendute al prezzo di 15 euro a copia sono 1500 euro, con 60-70% che ti danno, non hai coperto assolutamente alcun tipo di costo che sei andato a incorrere. In Italia un libro, un buon libro vende dalle 1000 alle 3000-4000 copie, già quello è considerato un buon successo. Poi vabbè, ci sono i libroni che vendono decine di migliaia di copie, però sono veramente pochi, si contano sulle dita di uno o due mani al massimo all'anno. Ogni anno vengono pubblicati circa 75-80 mila libri, di conseguenza è facile comprendere come sia molto 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 difficile rientrare in queste spese. Perché uno dovrebbe fare, pubblicare seguendo tutti i crismi? Perché probabilmente se pubblica seguendo tutti i crismi, fa un investimento per farsi conoscere, per vendere copie. Ho visto persone che vendono 2, 3, 5 mila copie in self-publishing. Ho contattato una di queste scrittrici, spero che mi risponda perché senz'altro sarà nell'altro e quindi non so se devo vedere, che vorrei parlare con lei perché proprio lei ha fatto, lei segue proprio i canoni belli per pubblicare, quindi fa editing, correzione, tutto, cioè fa le cose fatte bene, infatti poi vende i libri, senz'altro rientra dai suoi costi, probabilmente guadagna qualcosa. Diciamo che spendere tanti soldi è fondamentale se vuoi farti conoscere, perché se fai una campagna da 5 euro al giorno, difficilmente venderai tanti libri, soprattutto se il libro poi è fatto male, perché poi io ho l'abitudine su Amazon andare a leggere gli estratti e il 99%, ma perché non ho ancora trovato uno, però dico 99% perché senz'altro ci sarà, dei libri sono scritti veramente da cani, cioè leggi l'estratto e capisci che non è stato fatto niente, non è stato fatto correzioni bozze, non è stato fatto editing, non è stato fatto assolutamente nulla, sono veramente osceni. Poi si domandano perché hanno venduto 3 copie in un mese, ecco, per intenderci. Quindi io concluderei dicendo che l'investimento è comunque importante, sia che lo faccia di persona l'autore e l'autrice, sia che si vada ad appoggiare ad altre persone. Quindi prima di decidere di pubblicare in self, pensateci bene, fate molto bene i vostri conti, a meno che non sia su un progetto più lungo per farvi conoscere. Allora magari il primo libro non sarà perfetto, non verrà tanto venduto, magari il secondo, il terzo e il quarto, grazie alle vostre attività svolte con una certa logica e con una certa programmazione, poi porteranno a vendere tanti libri e recuperare quello che avete investito su tutto il vostro percorso autoriale, editoriale, perché a quel punto diventi un editore. Sei d'accordo? Sì, tra l'altro tenendo conto anche considerandolo un hobby, ci sono hobby decisamente più costosi, voglio dire, nel parco vicino a casa nostra c'è sempre come dire, la fiera del modellismo e quando uno è andato a chiedere a uno di sti tizi che aveva tutta questa barca meravigliosa, gli ha chiesto, ma è un hobby costoso? Questo gli ha risposto, ma perché ci sono anche hobby non costosi? Ma neanche stare davanti alla TV non è costoso. Quindi, allora, o decidete di farlo per lavoro e dovete investire, o decidete con hobby e comunque qualunque hobby ha il suo costo. Pubblicare libri forse non è nemmeno il più costoso tra i tanti. Se vi aprivate una gelateria costava di più, posso garantire. Allora, vuoi aggiungere qualcosa a cui tieni, o che ritieni importante aggiungere? Ma allora, non vorrei fare il solito consiglio che per diventare bravi autori bisogna leggere, ma anche per diventare bravi promotori, nel senso che bisogna essere. Vorrei invitare tutti a essere
po' generosi col proprio tempo e con la propria curiosità, quindi magari andare a scegliere l'autore non tanto conosciuto, vabbè, la casa editrice, ma anche adesso parlando di self-publishing, andare a curiosare nelle fiere, andare a vedere gli eventi minori, quindi essere proprio un po' curiosi, perché dagli altri secondo me c'è sempre tanto da imparare. Quindi anche per la promozione io non sempre sono andata a guardarmi le altre case editrici, magari sono andata a guardarmi gente che fa pasta fatta in casa, perché magari mi piaceva il loro modo di comunicare. E dagli altri si può imparare tanto, bisogna essere un po' generosi, un po' curiosi e poi possibilmente anche ricambiare il favore. Voi avete imparato dagli altri, se avete delle competenze che potete condividere o delle esperienze che potete condividere, fatelo senza essere giudicanti, ma fatelo. Può essere utile anche per creare una rete. Quindi questo è il mio ultimo consiglio che do. Guarda, lo sottoscrivo, l'ho detto prima mentre stavamo chiacchierando, il discorso di strani mondi. Io non conoscevo l'ambiente delle micro case editrici, queste piccole case editrici, ed è case editrici che fondamentalmente vendono in questi eventi, in queste fiere, e sono bellissimi. Cioè, infatti mi è dispiaciuto che quest'anno, vabbè, causa Covid, fosse solo online, perché il bello è proprio andare là, chiacchierare, parlare con gli autori, con le autrici che provano a venderti il loro libro, ti raccontano perché l'hanno scritto, cosa hanno scritto. E sono oltretutto, può sembrare strano, perché naturalmente sono case editrici che non hanno delle possibilità economiche gigantesche, ma sono fatti anche bene, hanno una bella copertina disegnata da grafici professionisti. In alcune poi ho visto che ricominciavo a riconoscere la mano di chi aveva fatto, ed è proprio bello perché sono fatte molto bene. Sono, naturalmente la carta è diversa, la copertina non sarà la copertina rigida ultra lusso, perché naturalmente bisogna stare attenti ai costi e tutto, ma è proprio bello, è bello andare a vedere queste cose, è bello conoscere questo ambiente, che dove vedi queste persone che sono innamoratissime. Io sono diventato amici di alcuni di questi autori e di queste autrici, vabbè, quello perché tramite il corso che ho fatto col Duca, ma anche conoscendoli qui là, è diventato veramente molto bello, un ambiente molto, molto stimolante da seguire. Senz'altro non sarà la stessa cosa nel giro grosso, quello delle grosse case editrici, perché probabilmente gli autori saranno più protetti, avranno meno voglia di avere a che fare, giustamente, cioè non è una critica la mia, perché quando uno tutti i giorni ha a che fare con migliaia di persone che vogliono sapere cosa da te, può diventare pesante. Però invece per i nuovi autori partecipare a queste edizioni, a queste manifestazioni, secondo me può essere molto interessante, anche per capire come fanno loro poi a vendere, perché una piccola, una micro casa editrice non è che ha tante più possibilità, perché, rispetto a un autopubblicato, perché la casa editrice è vero, lavora su più libri, però una cosa che magari parleremo con il Big Boss di Las Vegas Edizioni, appena abbiamo tempo di organizzarci anche quello, è che la casa editrice realmente ha un minimo margine sul libro, perché tutti pensano che, ma lasciando stare per esempio Mondadori che fa tutto da sé, ma alla fine della fiera una casa editrice porta a casa dal 4 al 6-7% del prezzo di copertina, cioè quindi cifre ridicole. Spesso Certo. guadagna meno degli autori stessi, perché poi ha tutta un'altra serie di cose. Quindi, quindi imparare da queste piccole case editrici come fanno a vendere i propri autori è senz'altro una cosa interessante, una bella scuola che si può tranquillamente fare. Sì, concordo. Va bene, Carlotta, io ti ringrazio per essere stata qui con noi, sei stata Grazie a te. gentilissima. Se ci sarà magari a parlare qualcos'altro, ci risentiremo. Certo, volentieri, Adesso molto ti do un volentieri. saluto. Ciao ciao. Ciao a tutti, grazie per essere arrivati fin qua, e se ci siete arrivati siete veramente, veramente degli eroi e delle eroine. Allora, ricordatevi che io sto preparando il video per i 100.000 contatti, 100.000 iscritti al canale. Qui siamo solamente a 400 o qualcosa di più, quindi mi raccomando, pigiate, iscriviti come se non piovesse, anche 3 volte, 4 volte, 5 volte, e la campanella per avere sempre le informazioni quando pubblico nuovi video. Ciao ciao!